Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! E soprattutto iscrivetevi al canale! Iscrivetevi a questo canale anche se siete capitati qui per caso perché incuriositi dal titolo! Eh sì! Che cosa facciamo oggi? Dopo il grande successo di... Come sarà il sushi del Lidl? Potete andare a recuperare il video per scoprirlo! Che era una vera... Ma lo scoprono guardando il video. Oggi assaggiamo. Pur non assaggiandolo io. Sì, tra l'altro Luca lo sapeva senza averlo assaggiato. Oggi invece assaggiamo il sushi dell'Eurospin. Perché anche l'Eurospin c'ha il suo sushi. Allora, io lo sapevo. Non lo sapevo neanche io, ma sotto il video del sushi dell'Idol ce l'hanno scritto in tanti. E quindi che fai, ne assaggi? Te ne privi? Forse sarebbe stato meglio privarsene. Allora, cioè così alla vista già sembra meglio di quello dell'Idol. Sì. Questo è della marca Suami, sushi tradizionale. Ora, tradizionale. A me questo proprio... Ma pare una parola grossa. Comunque, confezionato il 14 aprile, scadenza il 18 aprile. Quindi è un sushi a lunga conservazione. Eh già. Vabbè. Lo fanno a Roma. Ah, è mezzo chilo di sushi. Ah, e quanto costa? Costa 13,90 euro. Io direi di aprirlo, tanto per cominciare. Quello del Lidl, vi ricordo, costava 6,90 euro. Cioè, a me, raga, è proprio una cosa era che di non più, mi... eh? Proprio una cosa che non mi... Allora, diciamo che Luca, proprio il sushi, mangia solo quello cotto. No, proprio una cosa che non mi... Non so come spiegarvelo. Allora, non mi ispira. Si presenta così. Quindi ci sono due pezzi col gambero cotto, due pezzi col salmone e due pezzi col gambero crudo. Scelta strana il gambero crudo. Poi qui c'è surimi, questo che direi tonno in scatola, e questo ti giuro che non lo so. Ananas frittata. Che diavolo è questo coso giallo? Cioè. Lo scopriremo dopo. E qui credo che ci sia salmone, due pezzi, e tonno, due pezzi, con sopra sesamo e una roba arancione che non so. Poi dentro ci sono due bacchette appiccicate di riso, una bustina di salsa di soia, e una bustina di wasabi. Manca lo zenzero. Dov'è il mio zenzero? Datemi il mio zenzero. Allora, vabbè, mettiamo... Tanto peggio di quello del Lidl non può essere. Ma no, secondo me no, potrebbe succedere. Vabbè, intanto io come... Costa pure di più, dai. Io quando succedono queste cose faccio lo spettatore partecipante. Io sto qua. Quello col tonno lo vuoi assaggiare? No, io con queste cose dei supermercati me le assaggio. Io sacrifico sempre io per voi, eh? Lasciate un like, un commento di sostegno. Tra l'altro volevo dire a quelle persone che ci seguono, dico sempre che sono super carine, io vi amo tantissimo, condividete i nostri video sulle vostre pagine Facebook, perché così qualcun altro ci scopre e si iscrive al nostro canale. Sì, questo. Sarebbe carino da parte vostra. Vabbè, le bacchette quelle lì piccoline le sostituisco con le nostre bacchette. Quindi comincio. Sì. Da che comincio? Ah, lo sai te. Tanto ti devo assaggiare tutto. Allora, io me leverei subito il dente con questo, col gambero crudo, perché a me il gambero crudo non è una cosa che mi fa impazzire. E quindi, allora, a parte che non si tira su. E già inizia male. Ma ecco. Io ragazzi sono nel parere, io non sono un gran fan del sushi, però so anche che il sushi... All'Eurospin del Lidl non si compra se lo vuoi mangiare buono. Vado, eh? Questa... Gambero crudo proprio non mi piace. Questo è il mio rispetto. Non mi è mai piaciuto. Rispetto. Vado. Non ci credo che è buono. Perché il riso si vede che è buono. Stavo appunto dicendo che il riso è un mappazzone di cozzaglia che sto per soffocare. Oh, un po'. Qua il pesce è fresco. Vabbè, almeno quello crudo, mi auguro. Samori. Non va giù, però.
Ma certo, Bruce. Qua ce n'è tanto. Ma amore, sembra il sushi che abbiamo fatto noi. Cioè, è grosso, non è. Cioè, secondo me. No, ma il riso è un po' secco. Vabbè. Ok. Poi c'è troppo riso, poco pesce, quindi in realtà non si sente tanto, capito? Allora, passiamo a un maki con. No, un uramaki. Col gambero. No, scusate, il granchio. Ah. Vabbè, questo. Beh, questo. Granchio, non sa di niente. Secondo me è l'appa pure questo. Di cipolla. Ma perché? Non lo so. No. No. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Te lo dico io cosa che non va. Posso dirtelo? Che l'euro spin ce l'è andata la spesa. Normale. Cioè non è il sushi, lo fa il sushi. L'euro spin fa poi, lo spin. Questo credo sia tonno cotto. Almeno sembra. Però non lo so. Incendi, dici dai, che è tonno tu? Io mi fido di te. No, vai. Io chiedevo al cane. Ah, il bimba? Io se fossi in te fermerei qui questa challenge di... Non so cos'è. È salsa tonnata. È tipo quel tonno che compriamo all'Eurospin spray. Quello... No, vabbè, ci può stare, eh. Magari l'hanno fatto loro, lì dentro, cioè... Che e poi, che poi, raga, io non è che sto parlando così. Io amo l'Eurospin, cioè nel senso, I love Eurospin. Ah, questo che non capisco cos'è me lo tengo per ultimo, eh. Però io penso proprio che alcune cosine, però questo ci sta, ormai fanno tutti il sushi, ci provano anche loro. Provo gambero cotto. Ma questi si ripetono? Sono due per ogni tipo. Okay. Gambero cotto. Gambero cotto di solito mi piace, però... Cioè, perché tu stai... Guardate la, la proporzione del riso, cioè sono due dita di riso su un gamberetto. Raga, sono le 6 di sera. E tutto questo non ve lo voglio dire, ma perché buono. Cioè lei praticamente dopo lei magari cena anche, certo. Il gambero è buono, è cotto però sì. Però c'è troppo riso e la salsa di soia è salatissima. Questo è il salmone. Ok, vado di salmone con questa scena raccapricciante al mio fianco, scusateci ancora, noi siamo così, in tutti i nostri video vedrete queste scene. Oddio! È troppo! No, 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 non ci siamo. Salmone non sa di niente. No, 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 no. Pure Matilde è arrivata. Oh, e basta, quanti siete? Io non so che cosa sta succedendo oggi, cioè di solito ci diamo un contegno. Allora, qui c'è credo tonno e Philadelphia. Perché mettono Philadelphia nel sushi? Perché nel tavolo? Che domande. Mamma mia. Com'è? Il Philadelphia mi ha rivestito tutta la bocca. Pesce non è malissimo. Quello del Lidl c'ha degli accostamenti terrificanti. Questo bene o male ci potrebbe anche mezzo sta. Però questo è uguale a quello di prima, ma col salmone a questo punto, no? Perché è più chiaro. Vado, assaggiavo tutto, solo per voi. Non è cattivo, è buono, cioè, però, no, 13,90 no. Veniamo al pezzo forte, che è sta roba? È giallo. E non è un cartellino del danno. È giallo, e è morbido. Allora, secondo me è frittata, cioè, sicuramente non è un pesce. Non ha odore. Ti sta addormentando?
Ma che cos'è? Sì, è frittata. È frittata davvero, l'ho buttata dentro così. E avanzava. Perché? Perché non so, non sono susciani, come si dice? Non sono dei susciaioli. Non capito, ma si chiama sushi tradizionale. Ma grazie! Come devono chiamarlo? Non siamo buoni a farlo. Allora. È finita l'assaggio? L'assaggio di tutti. Allora, non era terrificante come quello del Lidl. Ok. Quello proprio non si mangiava. E già quindi c'è stato un vantaggio. E già c'è un vantaggio netto. Però questo costa 13,90 euro. Nel video dell'altro giorno, quando abbiamo mangiato il sushi in giardino, abbiamo speso 13,90 euro e erano 40 pezzi fatti al momento. No, e più che altro quelli erano... Buono! Più che altro quelli erano di un posto dove fanno il sushi davvero. Ok, 13,90 euro. Quindi... Infatti io alla Bubi gli ho detto, Bubi... Questo l'abbiamo assaggiato per la causa. Quindi, tirando le somme, lo vuoi comprare per fare un aperitivo? C'hai un'amica a casa, fai un aperitivino? Compra le patatine. No, vabbè, si può mangiare meglio di quello del Lidl. Ma qualità-prezzo, no. Qualità-prezzo, allora meglio comprare quello della Coop, insomma, dei supermercati, anche dove magari lo fanno fresco. Non li vale 13,90 euro, assolutamente. No. Quindi, da questo video esageratamente affollato di cani... Sì, oggi sì, Bibbo proprio... Oggi Bibbo c'ha la coccolite. Super nostalgico del mio... Vi invito di nuovo ad iscrivervi al nostro canale. Lasciateci un like, commentate, fate tutte quelle cose che si fanno con i canali YouTube che vi dicono tutti gli altri. E noi ci vediamo... Al prossimo video! Ciao! Ciao.